umaniste, ciao, bentornate, benvenute, come state? Eccomi, sono io, mi riconoscete? Ecco il mio primo regalo di Natale, eccolo qua, voglio farvi vedere cosa ho ricevuto per Natale. Bentornate, benvenute. Eccomi qua, ecco, allora vi ho fatto vedere subito il primo regalo di Natale che ho ricevuto e che mi ha lasciato veramente essere fatta, perché non mi aspettavo mai e poi mai un regalo del genere. Eccola qua, c'è questo, aspettate che lo faccio vedere che non ci sia il riflesso della luce, vedete, è un ritratto che mi ha fatto una mia amica, prendendo la foto sia da Facebook che anche la foto che ho proprio sul mio canale. Se voi vedete sull'icona del canale c'è questa foto qua, e la mia amica, prendendo quella foto, mi ha fatto questo quadro. Cioè, voi non potete immaginare quando l'ho ricevuto. Beh, prima la sorpresa incredibile, e poi sono rimasta esterrefatta perché, vabbè, adesso con questo taglio di capelli non sembro io, ma vi posso assicurare che soprattutto lo sguardo, cioè, guardate che occhi che ha fatto, cioè, sembrano veramente veri, ecco. Ha fatto un quadro bellissimo, anche lì indossavo una camicia rossa, e questo è il regalo dell'amica Marjorie, ecco, che prendendo, mi ha detto che voleva chiedermi la foto per farmi un ritratto. Meno male che non me l'ha chiesta, perché io l'avrei detto sicuramente per piacere, non perdere tempo a fare un quadro con la mia brutta faccia. E invece lei me l'ha fatto così, è stata una sorpresa riuscitissima, sono veramente orgogliosa. L'ho appeso in un corridoio, così quando uno apre la porta, trac, si trova già lei. E veramente mi piace tantissimo, un regalo che ho super apprezzato. È un regalo che veramente, già solo per il tempo che ci ha messo la mia amica a farlo, sono veramente grata. Allora, il video dei regali è un video molto semplice, perché ve l'avevo già detto, i miei regali di Natale, come quelli di sempre, i regali più apprezzati sono sempre quelli più semplici, che non abbiano niente di incredibile. Il regalo che mi ha fatto Mauro è questi occhiali qua che avevo già fatto vedere, che avevo preso con Firmò, avevo preso la montatura, e poi vi avevo detto, insomma, che andavo a rifare una visita perché pensavo di avere la vista peggiorata, e in effetti è stato proprio così, sono andata, e non solo mi ha fatto questi, ma mi ha fatto anche gli occhiali per leggere da vicino, e quindi niente, Mauro mi ha regalato le lenti di questi occhiali, che sono delle lenti transition, lenti antigraffio, antiriflesso, bla 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 bla, e non ci vedo un tubo, vabbè, lasciamo perdere, questo è un piccolo particolare. Io non so se è il cambiamento delle lenti che mi dà particolarmente fastidio, e quindi sto aspettando, perché il signore lì dell'ottica mi ha detto provi a tenerle su una settimana, se proprio non resiste glieli cambio. E quindi sto provando a tenerli, anche se nei video li devo togliere, perché vedo che comunque anche se sono antiriflesso c'è lo stesso riflesso della finestra e quindi danno fastidio all'immagine. E niente, vedrò, perché adesso con questi occhiali, quando guardo fuori dalla finestra, vedo anche i camosci in cima alla montagna che corrono. Però diciamo che alla media distanza, così a un metro, mi danno più fatica, cioè gli occhi fanno più fatica a vedere, quindi non so se è una questione di adattamento o meno. Comunque, parliamo di altri regali. Oltre ai regali mangerecci, ai cesti, ai datteri, panettoni, spumanti, cioccolatini e tutto quello che c'era da mangiare, devo dire che mia figlia mi ha fatto un regalo anche qua inatteso. Mi ha regalato una borsa molto 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 carina e molto capiente, eccola qua, questa borsa con la parte centrale qui in cavallino. E la si può anche rigirare, e dunque le fasce, la cerniera qua e qua, ecco.
ecco, volendo la si può rigirare ed è di pelle e rimane, oppure toglierla completamente e rimane unica, oppure la si lascia, mi piace di più con questa animalier che si veda, è molto molto capiente, è molto grossa, io non l'ho ancora aperta, l'ho solo intravista la sera che me l'ha portata, la sera del 24, perché aia, una fitta, è molto molto capiente, veramente molto grossa, ha quegli scomparti per il cellulare, ha la cerniera interna, è proprio ben fatta ed è della stessa marca di cui avevo già comprato una borsa abbastanza recentemente, è della Manie, che avevo trovato nel negozio di Maison e Cadeau, penso che l'abbia comprato anche lei lì, quindi molto bella, molto elegante, da signora, quindi brava Franci, grazie Franci, ecco questo regalone, anche questo non me l'aspettavo. Invece i regali dalle mie colleghe, dalle mie amiche, come avevo detto, sono tutti regalini poveri tra virgolette, ma che sono quelli che poi alla fine ti fanno tanto piacere, perché sono quei piccoli pensierini, insomma, fatti dalle persone con le quali passi veramente più tempo che non con i tuoi a casa. Allora vado così un po' random. Qui avevo ricevuto ad esempio una saponetta, eccola qua, anzi facciamo che mi metto più vicino, perché una ragazza nei commenti mi ha detto che non faccio mai vedere bene i prodotti, allora la faccio vedere meglio questa, perché ha detto che i prodotti non sono protagonisti nei miei video. Io ho detto ma certamente sono io la protagonista dei miei video, questi sono solo degli accessori. Comunque questo è una saponetta di Yves Rocher che ha un profumo, cioè fuori anche dalla confezione, un profumo buonissimo alla mandorla e ai fiori d'arancio, amande e fleur d'orange, ecco qua, è buonissima, non so se la userò mai come saponetta perché è troppo buona, cioè io questa la metto nel mio cassetto dei reggiseni, buonissima. Questo è uno, questo ad esempio me l'ha dato oggi la mia collega, lo apro adesso qua con voi, anche questa è un'opera d'arte. È un'opera d'arte perché questa mia collega è veramente bravissima, maestra di... è arrivato un gatto qua, vicino a me. Ma non lo vedete perché ho messo troppo vicino. Aspettate. Ciu ciu! Foxy! Ciao Foxy! allora, questo è un regalo fatto da questa mia collega che è maestra di cucito, maestra di appliqué, maestra di kilt, cioè voglio dirvi, tiene proprio lei dei corsi, e mi ha preparato questo manuale stamattina, e un portatestere mi ha detto, fatto tutto con delle tele giapponesi, queste sono tutte delle applicazioni, l'alberello, la casa, bellissimo, e qui c'è il bottone fatto a margherita e poi si apre e dentro è un porta tessere bellissimo, ecco qua, fatto a mano, Giusti 63, mi sembra che forse anche il negozio su Pinterest, forse, non vorrei dire una cretinata, comunque magari potete cercarlo visto che ha messo anche l'etichetta, comunque è veramente, è utile. E poi veramente, veramente carino e ben fatto, molto molto carino. Poi, vediamo un po', ah, ecco, questa, tutte le mie colleghe sono tutte delle artiste, che vi devo dire. Un'altra mi ha fatto questa decorazione per l'albero, che non so se la vedete, è un angioletto, dietro alle ali, al cordino per appenderlo, e ha tutti i capelli fatti di lana, la testolina, guardate che carino, è da appendere all'albero. Molto molto carino anche questo, fatto da Cinzia. Poi ad esempio la ragazza di mio figlio mi ha regalato un bijou che non ho addosso, non ho neanche qua perché è in bagno, è un bijou simile Swarovski con una pallina rosa tutta tempestata di diamanti, molto carina,
poi mi ha preso degli accessori per il trucco da H&M. E sono dei mini pennellini. Questo è uno, un mini kabuki per il brush. Poi c'è la make up sponge, questa. E poi questo qui che è un mini, una mini spugna fatta sempre con la base sotto metallica. E questo potrebbe essere per il correttore, ad esempio. Molto carini, molto carini. Ahia, ha una fitta alla spalla. Poi, ad esempio, mia cognata, oltre a altre cose, mi ha regalato questo diffusore con bastoncini al profumo di cedro. E non l'ho messo fuori perché invece una dottoressa che lavora con noi ci ha regalato a tutte le infermiere anche lì una profumazione per l'ambiente e ho messo fuori quello. Questo qua è così, fatto così, con i bastoncini da mettere, è molto carino. Sì, sì, sì. Cedar Wood, una foresta di cedri. E poi mi ha regalato anche una lozione per il corpo, che è questa, di questa marca Ishi, che si trova dall'estetiste. Lei l'ha presa dalla sua estetista. È un balsamo idratante e ricostituente del pH per il corpo. Nutritivo, nutriente, texture leggera con azione idratante a lunga durata, eccellente per un uso quotidiano, indicata per tutti i tipi di pelle. La presenza dell'esclusivo brevetto farmaceutico Bio Buffer System, sistema tampone biologico, garantisce il ripristino del pH fisiologico cutaneo e il mantenimento della corretta idratazione. Questo è da provare, sono curiosa, più che altro appunto per questa marca. Lei mi ha detto che di questa marca qui, uno scuppone vi faccio, di questa marca qui ha comprato una crema per le macchie cutanee delle mani e le sono scomparse, aveva due macchioline sulle mani e le sono scomparse. Dopo che è andata via, infatti ho fatto vedere il dorso della mano, non c'era più niente. Siccome io non ci credo alle creme che fanno andare via le macchie, lei mi ha fatto vedere che invece su di lei ha funzionato. Ah, questa era la confezione di... del deodorante per ambiente che ci ha regalato la dottoressa, che l'ho già tolto. Il mio è alle spezie, ce l'ho già qua sul tavolo, eccolo qua, ha un profumo buonissimo, è della camomilla, e... della camomilla, sì, camomilla Torino, tra l'altro la producono qua nella nostra valle, la fabbrica è proprio qua in valle, ed è veramente molto molto profumato, si sente tantissimo entrando in casa. Poi una persona mi ha regalato un libro, un'altra mia collega, bravissima, oltre dei cioccolatini, quindi ha coperto la mia parte golosa con i cioccolatini, quelli con le nocciole intere, che già ho la patina, già la patina in bocca solo a pensarci. Poi mi ha regalato un libro, eccolo qua, lo vedete? Un viaggio nel tempo immersi nelle essenze della Francia provenzale. Io non conosco questa Amanda Empson, Il profumo segreto dei fiori. Il titolo è bello. Una piccola gemma che vi terrà incollati fino all'ultima pagina. E allora questo lo leggerò e vi farò una recensione nel canale. Poi un bijou che mi ha regalato invece sempre un'altra collega, molto molto carino, eccolo qua, è della Momi Bijou, c'è un negozio qua che li vende ed è carino perché ha il bracciale nero con la catenella e il cuoricino con scritto Momi, eccolo qua. Questo è carino, avrei già voluto metterlo oggi, ma poi al lavoro un po' mi danno fastidio, un po' ho paura che quando tolgo i guanti, come mi è già successo, oltre al guanto tolgo anche il bracciale, e finisce tutto in pattumiera e quindi ho paura e non l'ho utilizzato. Poi qua mi è arrivato un sapone della Yves Rocher che avevo già adocchiato e che mi sarei comprata anche io. Poi devo fare un discorso sulla Yves Rocher. Questo alla vaniglia bianca che ho solo annusato così ed è veramente dolce, dolcissimo. Molto molto buono, ecco, ho fatto cadere una goccia, dai, non ho fatto niente, non sono sporcato niente.
questo, cioè sono secondo me tante piccole idee validissime, io sono stata ultra contenta di riceverlo. Poi un'altra artista, ecco qua, un'altra artista cosa mi ha regalato, c'era un pacchetto fatto così, praticamente è un centrino che avvolgeva al suo interno, c'è una candela, eccola qua, e una piccola crema, questa della Nivea Soft, ma il lavoro è stato fatto da lei facendomi questo centrino bellissimo, veramente molto molto carino, rosa, è molto carino, è molto denso come lavorazione, vedete che è molto stretto, molto piccolo, fatto con un uncinetto molto piccolo, e quindi l'ho apprezzato moltissimo, mi è piaciuto tanto. Poi una ad esempio mi ha regalato questo, che è del caffè arabica Brasil, compagnia dell'arabica, caffè vellutato, aroma vellutato con una delicata sfumatura di cioccolato, cioè, da provare anche questo, da provare. Poi un'altra ragazza mi ha regalato questo, che è della Bottega Verde, bacio sotto il vischio, con estratti di cannella e di vischio. Anche di questo ho visto tantissima pubblicità, ero molto tentata anche a comprare qualcosa della Bottega Verde, perché mi piacciono i prodotti Bottega Verde. Mi è arrivato il bagno schiuma, e quindi buono, molto molto delicato e profumato, molto buono. Poi mi sono arrivati anche due addobbi da mettere sull'albero o per casa, dove uno vuole. Eccoli qua, il cuoricino e la campanella. Sono bianchi così da una parte e grigi dietro. Poi sicuramente mi sto dimenticando qualcosa che mi hanno regalato. Ah, mi hanno regalato delle tazze, che adesso qua non trovo, si vede che le ho già messe fuori. Due tazze per il caffè, una mia amica carissima, con i cuoricini, molto shabby, quindi molto apprezzate. Poi ho ricevuto anche qui un porta sale caffè, che non userò mai ovviamente, ma sono carini da tenere nella vetrina, sono questi qua con i gufetti, c'è sale e pepe, e anche questo, cioè, e poi alla fine l'idea per la serie, guarda, ti ho pensato, ti ho comprato questa cosa, a me fanno felice le piccole cose, non mi servono i regaloni grossi, mi serve solo appunto il pensiero, come si dice, sarà una banalità quello che sto dicendo? Può darsi, però è quello che penso, cioè non mi interessa avere regali grandiosi, cioè per me una che è stata lì a cucire un angioletto pensando a me, mi ha fatto già un regalo bellissimo, c'è niente da dire, da fare. Sicuramente mi sto dimenticando qualcosa e mi scuso con le persone con cui mi sono dimenticata. Ah, avevo delle presine, dove sono? Ah, ecco qua, c'è ancora un pacchetto, mi sembrava. Allora, una mia amica mi ha regalato le presine di silicone con la spatola per la torta, che io però ho già usato, e quindi la spatola è già in lavastoviglie, e qua ci sono le presine. Io in silicone non le avevo mai prese, e le usiamo, anche queste sono già in uso, insieme alla Marisa, sapete, la spatola per le torte. Ah, qua ci sono le due tazzine che vi dicevo del caffè, una rossa e una cru con i cuoricini d'oro. C'è anche questo per la serie, ci pigliamo un caffè io e te. E questa è l'amicizia. Un'altra ragazza che lavora con me mi ha regalato due asciugamani, una per gli ospiti e una per il viso. Anche questo secondo me è uno di quei regali che vanno sempre bene e sono sempre graditi da chiunque. 100% cotone, morbidissima, una bellissima spugna. E bon, e poi mi sembra appunto che vi ho detto tutto, per non contare, ve l'ho detto, le cose da mangiare, il parmigiano, i datteri, i gianduiotti che mi piacciono tanto, spumante, cioccolatini, panettoni, eccetera eccetera. Un discorso a parte volevo farvi per la Yves Rocher, perché chi mi segue su Instagram, e se non mi seguite cercatemi, anche se io, insomma, non è che sono sempre lì a fare migliaia di storie, insomma ogni tanto, durante l'avvento però ho fatto la storia giornaliera per l'apertura del calendario dell'avvento di Yves Rocher, e questo volevo dirvi, che seguendo anche altri spacchettamenti di calendari, secondo me
Questo qui di Rocher è stato forse uno dei migliori, dei più azzeccati, dove c'è più roba, dove c'è stata più scelta, perché ho visto tanti in cui, che ne so, nello stesso calendario, che ne so, 3 o 4 illuminanti. Ma che cavolo te ne fai di tutti quegli illuminanti? Oppure, che ne so, tanti ombretti o balsami labbra, che ne so io. Cioè, quando ne hai ricevuto uno o due, secondo me. Invece qui da Yves Rocher c'era tante cose diverse. Dalle la crema per le mani, i bagnoschiuma, gli shampoo, la crema per il corpo, appunto balsamo labbra, ho trovato 2 smalti, ho trovato una base sempre per lo smalto, ho trovato l'acqua micellare, certo ovviamente tutto sempre in edizione piccola. Qua cosa c'è ad esempio? Ecco, qui c'era l'ombretto, tanto per 2 ombretti, insomma tante cose diverse e veramente da provare piacevolmente, perché tante cose le ho già tolte, le ho già usate. Ad esempio c'è la crema quella per i capelli, il trattamento notte per i capelli, anche il bagno schiuma, c'è un bagno schiuma così, se vai via due notti, un weekend, sono la cosa ideale da portarsi dietro. Se hai solo il bagaglio a mano, cioè ti infili questo, il bagno schiuma, lo shampoo che c'è, cioè perfetto. Poi delle profumazioni pazzesche, devo dire che sto cominciando ad apprezzare veramente Yves Rocher per i profumi. Infatti ho ordinato da la sorella di una mia collega che è rappresentante Yves Rocher il profumo, un profumo che ho, il bagno schiuma mi piace tantissimo, quello Vaniglia Bourbon, mi piace tanto. Cosa lecchi? Ho il gatto che lecca i sacchetti regalo, cioè mi dici cosa c'è da leccare qua? Ma me lo spieghi? Vabbè, tolto questo lecca l'altro, vabbè, a posto. Niente, questo era un video così perché avevo lanciato l'idea appunto su Instagram di farvi vedere questi regalini, niente di incredibile, però insomma cosine carine, soprattutto perché io avevo lasciato i miei pensierini sugli armadietti alle altre e poi quando sono tornata il 27 sopra il mio armadietto c'erano tutti questi pacchi, tutta questa roba, infatti è stato l'unico buon motivo per tornare al lavoro dopo 4 giorni di vacanza. Bene, io vi saluto, se volete scrivermi qual è stato il vostro regalo più azzeccato, quello che avete preferito, quello che vi ha stupito di più, a me quello che mi ha più stupito è questa qua, la mia gemella, eccola qua, ve la faccio rivedere. Questo veramente è stato una roba che, ma chi poteva aspettarsi una cosa così? Ma poi ecco, io penso al tempo che ha dedicato per fare sta roba e con la mia faccia davanti, pum, io gli avrei spuntato sopra e invece guarda, è veramente molto molto somigliante, grazie Margeli. E grazie a tutte e grazie a voi perché voi siete un altro regalo bellissimo, cioè ragazze che mi seguono, che mi salutano e che mi vogliono bene anche sul tubo, e questo è un altro bel regalo. Quindi grazie, ci vediamo prossimamente, presto, presto, presto. Ciao, ciao divaniste, ciao!